Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a scoprire uno Xiaomi diverso, dal solito infatti è orfano della MIUI, quell'interfaccia famosissima che siamo abituati a vedere sui dispositivi Xiaomi. Stiamo parlando del A1, un Google Stock Android One che riceve aggiornamenti velocissimo, seguito direttamente da Google. È il gemello del 5X, abbiamo già visto nella recensione, se non l'avete visto vi invito a vedervela. E che dire? Scopriamo insieme come gira e se è veramente un Best Buy a 200 euro. Ragazzi, con Xiaomi A1. Innanzitutto ringrazio Newmobi per avermelo concesso in prova e con l'occasione saluto anche Flavio. Andiamo con la confezione diversa dai soliti Xiaomi. Vedete, c'è questo scompartimento che esce, questa copertina Mi A1, e andiamo a vedere come la versione sia la Global, quindi non ci saranno problemi con il firmware, tutto completamente, ragazzi, in italiano. Ma all'interno della confezione troviamo la spillettina posta qua su un lato per estrarre il vano che contiene le due SIM. Ma praticamente è la stessa confezione a livello di forma e dimensione del gemello 5X. Abbiamo la manualistica, abbiamo l'adattatore a parete che praticamente ricarica da 0 a 100 in meno di 2 ore. E per finire il cavetto di connessione al computer USB Type-C, questa è la dotazione principale dell'A1. A1 che, ragazzi, non ha particolari novità rispetto al 5X, esteticamente è lo stesso telefono, quindi alluminio, stondato, dual cam da 12 megapixel, dual LED flash, impronta digitale, ma guardiamo cosa abbiamo qua sotto. Mi abbiamo Android One, la novità vera che interesserà alla maggior parte di voi. Andiamo a sbloccare lo smartphone, vedete, impronta recepita perfettamente, magari non è un fulmine questa impronta, però funziona 10 volte su 10. Subito a vedere un po' cosa cambia rispetto al gemello 5X e questa assenza della MIUI, ci fa vedere uno smartphone stock. Lo abbiamo già visto sotto tutte le salse, in tanti smartphone, questa interfaccia che arriva su questi smartphone che promette aggiornamenti sempre in tempo reale. Un altro esempio di smartphone dalle caratteristiche simili è il General Mobile 6, anch'esso Android One, un Android One che in questo caso è arrivato alla versione 7.1.2 di Android, con le patch di sicurezza di ottobre, quindi molto molto aggiornato. Aspettiamo Oreo, un Android che prevede ovviamente il multiutente, che prevede la modifica dei toggles, pochi ma buoni, e le impostazioni vedono poche cose che si possono fare. Poche cose anche perché io vado nei gesti che posso fare con questo smartphone e ahimè ne trovo solo due, quindi posso scorrere col dito sull'impronta digitale per far scendere il menu a tendina, oppure aprire la fotocamera premendo due volte il tasto di accensione 1 e 2 ed ecco qua che si apre la fotocamera. Non c'è altro da poter fare con questo smartphone a livello di gesture. Anche su questo modello troviamo la porta di infrarossi qua in alto, abbiamo il carrellino per le due SIM, oppure una SIM più espansione di memoria, in basso jack per le cuffie, altoparlante principale, mentre il bilanciere e l'accensione sono posti sull'ultimo lato, quello più vicino al pollice per chi è destro. Come al solito, come il 5X, display da 5.5 pollici Full HD, 4 GB di RAM, Snapdragon 625 octa-core, 64 GB di memoria, espandibile abbiamo detto, fotocamera frontale da 5 megapixel, c'è anche un piccolo LED di notifica qua in alto, la principale è doppia da 12 megapixel. Batteria non removibile, sempre da 3080 mAh, e da qui partirei facendovi vedere un po'
lo screenshot della batteria. Se con il fratello 5X sono arrivato a 5 ore e mezzo, stesso risultato ottengo con A1. Quindi a parità di uso, i due telefoni sono veramente paragonabili, sono pressoché identici a livello di consumi. Consumi è notevole anche vedere come la MIUI sia ottimizzata bene perché l'Android Stock consuma poco e possiamo vedere come la MIUI abbia una batteria con prestazioni uguali a quella della 1 con il Google Stock. Come sul fratello 5X abbiamo un piccolo LED di notifica bianco che si illumina ad intermittenza e quando riceviamo una notifica l'Ambient Display ci segnalerà l'applicazione e l'anteprima del testo della notifica stessa. Anche su questo A1 manca l'NFC e vi devo dire la verità, ho trovato un sensore della luminosità un po' lunatico. Perché? Perché mi capita spesso di essere magari in casa o al ristorante, vado a visualizzare una foto e magicamente questo sensore mi abbuia molto lo schermo e non vedo praticamente nulla. Devo andare poi ad aumentare la luminosità manualmente. Questo è un vero peccato, speriamo che questo piccolo difetto venga risolto. Oltretutto, nella sezione Dual SIM non è possibile associare due suonerie diverse alle due SIM, dobbiamo accontentarci della stessa. Poi parliamo dell'interfaccia perché è un'interfaccia che conosciamo, la Google Stock, molto famosa, all'estrema sinistra troviamo l'assistente di Google, poi possiamo fare un pinch per andare a inserire sfondi, widget e impostazioni. Impostazioni c'è veramente poco da dire, la schermata che avete appena visto di Google può essere rimossa e poi si può ruotare la home se ne avete la necessità, non c'è altro da poter fare. Non ci sono nemmeno i temi, quindi ahimè, la MIUI dimenticatevela, non potete personalizzare lo smartphone, ma abbiamo un'interfaccia molto pulita, molto fluida, molto reattiva, quindi 4 GB di RAM con un processore di medio gamma, quindi lo Snapdragon 625, vi faranno girare il telefono velocemente, senza troppi intoppi. Andiamo ad aprire un po' di social, andiamo a vedere i tempi di risposta, andiamo anche a stressare lo smartphone con tante applicazioni aperte, guardate la velocità, multitasking, guardate quante ne ho aperte, quindi posso andare a eliminare un'applicazione facendo uno swipe oppure cancella tutto, quindi tutto è cancellato. Guardate come si muove veloce il telefono. Ok, si muove veloce già con la MIUI, pensate un po' con questa Google Stock. Direi di andare a sentire la musica da questo speaker qua. Sentiamo un po' come suona. Ecco, praticamente l'audio da questo altoparlante si sente alto e molto pulito. Quindi confermo quello che ho detto del 5X, stesso altoparlante, le suonerie mi hanno convinto e soprattutto quando vi arriva una notifica vi arriverà anche un infarto perché i suoni sono altissimi, soprattutto delle notifiche. Dovrete abbassarlo. Dovete abbassare il volume anche in conversazione perché l'audio si sente altissimo anche da questa capsula. Quindi sulla parte audio direi che non ci si può assolutamente lamentare, dovrete addirittura abbassare il volume. Andiamo a parlare un po' di punteggi, vi lascio sulla sinistra e sulla destra un po' di punteggi totalizzati da questo smartphone da AnTuTu e da Geekbench, quindi vi potrete fare un'idea. Andiamo a vedere anche la giocabilità, andiamo a vedere un po' in quanto tempo apre Asphalt 8 questo Xiaomi A1. Ecco, 20 secondi esatti per l'apertura di Asphalt 8, quindi c'è da attendere ragazzi, non aspettatevi un caricamento fulmineo, ma Asphalt 8 è un gioco veramente pesante, più di 1,5 GB, ma ragazzi, una volta che il gioco è partito, siamo su altissimi livelli, grafica ottima, fluidità ottima, insomma, non avrete alcun tipo di problema per la parte gaming. E veniamo anche alla fotocamera, il software della fotocamera non è affatto cambiato da quello del 5X, quindi seppur il telefono non abbia la MIUI e abbia una Google Stock, la cui fotocamera ha poche impostazioni, qua
salviamo il reparto CAM della MIUI di Xiaomi, quindi Xiaomi lascia questa interfaccia della sua fotocamera veramente fatta bene a mio avviso. Perché ragazzi? Perché è possibile andare a inserire la modalità profondità di campo, quindi effetto bokeh, andiamo a fotografare quindi un soggetto e andiamo poi a sfocare quello che sta dietro di esso. Possiamo inserire l'HDR o meno nelle fotografie, possiamo andare a mettere il flash, possiamo andare addirittura a fare uno zoom da 1x a 2x in tempo reale senza stare a smanettare tanto con il pinch e i vari settaggi, rotazione cam e filtrini in tempo reale. Le opzioni vedono l'applicazione o meno della filigrana, quindi è possibile mettere foto scattata con A1, questo per farvi un esempio, e poi le modalità di scatto sono le classiche che troviamo negli ultimi Xiaomi usciti sul mercato, quindi non ci sono grandi stravolgimenti. Poi c'è la registrazione video e l'apertura delle foto, quindi questa interfaccia rimane invariata rispetto al 5X, non ci sono novità. Iniziamo a vedere un po' di foto, foto fatte ad un dolce, ragazzi, fantastico, questa sfera di cioccolato sul letto di granella di cacao e contenente una crema di Baileys fredda, fantastica. Guardate anche questo dolce perché veramente fatto benissimo, un grattacielo, una piccola costruzione di dolce contenente caramello, cioccolato bianco, eccetera, eccetera, con dei piccoli cuoricini disegnati nel topping alla base. Poi abbiamo una foto fatta con l'utilizzo del flash in ambienti scuri. Beh, vi devo dire la verità, si può fare di meglio. Non è che al buio questo Xiaomi mi abbia entusiasmato, però quando c'è la luce e quando non siamo troppo distanti dal soggetto, beh, guardate anche voi questa statua come è venuta bene. Continuiamo con un altro piatto, un secondo piatto, ristorante top a Montecatini Terme, la Cascina. Per chi è della zona deve assolutamente andare e provarlo. Mentre qua abbiamo una foto fatta a distanza ravvicinata al buio. E vi ripeto, se non vi allontanate troppo dal soggetto, i risultati sono buoni. Qui abbiamo la differenza fra una foto fatta senza zoom e stessa foto fatta con zoom 2x, quindi per farvi capire un po' cosa cambia. E qui un'altra foto ad ambienti esterni, senza zoom, al buio, guardate, e con zoom 2x. Quindi veramente notevole la fotocamera di questo A1 che, ripeto, invariata e identica rispetto al fratello gemello 5X. E quindi un A1 veramente reattivo, performante dal punto di vista batteria, foto, soprattutto con l'utilizzo della sfocatura, effetto bokeh, doppia cam, veramente ben riuscito, audio al top, anzi anche troppo alto, non ha particolari difetti. I particolari difetti che vi ho segnalato sono l'assenza della personalizzazione dual SIM a livello delle suonerie e un sensore di luminosità un po' altalenante, un po' lunatico, che abbassa la luminosità del display anche in ambienti dove non ce n'è bisogno e quindi magari vi fa vedere male la foto, dovete alzare la luminosità manualmente, ma sono difetti che probabilmente verranno corretti presto. Un Android One che ad oggi è aggiornatissimo, quindi patch di ottobre e siamo a fine ottobre, ci siamo con le tempistiche, vediamo un po' quando uscirà Oreo. Un telefono che mi ha convinto anche perché costa poco più di 200 euro online ovviamente, un telefono su cui non bisogna smanettare, bisogna semplicemente mettere le SIM e via, non c'è da sbloccare bootloader, non c'è da aggiornare o stare dietro a nessuna cosa, diciamo, di modding, è un telefono dove dovete solo inserire la SIM e godervelo. Magari vi devo dire la verità, io che ne provo tanti, continuo a preferire la MIUI. Non so perché, ma l'Android Stock non mi dà emozione, non è personalizzabile e le prestazioni, avete visto su questo A1, sono paragonabilissime a quelle del 5X, quindi non è che la Google Stock vi dà più velocità o prestazioni migliori. Siamo veramente ai livelli della MIUI che ha il 5X, quindi a conti fatti io personalmente continuo a preferire il 5X oppure qualunque tipo di dispositivo Android con la MIUI. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ringrazio Newmobi e ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube.
e lasciatemi un bel like al video. Ciao ragazzi, alla prossima!